Saluto chi è qui presente, saluto anche chi ci segue online, so che sono abbastanza numerosi. Mi sentite? Sì, sentiamo. Anzi, togliete Ok, quindi saluto l'audio tutti i presenti, saluto a chi chi ci segue l'ascolta. online. E questa è una serata particolare, stiamo iniziando l'anno sociale e partiamo già con delle cose molto belle. Abbiamo come relatore Cobertucci qui a fianco a me. Io credo che tutti gli astrofili con un pochino di esperienza ne abbiano sentito il nome, è uno dei più impegnati e importanti visualisti italiani, ha una passione coinvolgente che poi avrete modo di apprezzare durante la serata, è relatore da tanti anni al Planetario di Milano, è fra gli animatori dello Star Party di San Bartelmi. Chi è stato allo Star Party, vedo Alessandra e Attilio sicuramente, si ricorderà questo Bob Sonda da 60, 67 centimetri, alto 2 metri, che c'è sempre la coda, diciamo, vicino al suo telescopio perché fa vedere un sacco di oggetti bellissimi. Ci vuole la scala per salire, ma vi racconterà poi tutto lui. Io lo ringrazio, è venuto da Milano apposta, ringrazio anche l'amico Daniele che l'ha portato. Non gli avevo neanche offerto la cena e lui ci ha fatto un regalo stupendo, vorrei farvelo vedere. Questo Atlante celeste del cielo del 1860, se non sbaglio, è bellissimo. Adesso poi lo metteremo su, sarà in consultazione con i guanti bianchi, però mi raccomando, è come nelle biblioteche storiche. Aspetta, apriamolo un attimo, vediamo un po' se si vede qualche. È un Atlante mappa stradale per bambini. È molto bello, veramente. Io lo vedo da qua bello, poi avrete modo di vederlo chi vorrà. È veramente un bellissimo regalo di cui ringrazio. Quindi ringrazio lui, ringrazio gli accompagnatori, ringrazio tutti gli amici del CD, Paola, la vicepresidente, che sono andati molto da fare per organizzare la serata. E a questo punto io passerei la parola, il microfono ce l'ho già. Ah, una cosa solo tecnica: chi ci segue online, se dovrebbe funzionare tutto bene, se ci fossero dei problemi, scrivete sulla chat, ok? Benissimo, a posto. Grazie, Franco, a te. Allora, Franco, ascoltando i tuoi racconti, molti astrofili hanno maturato la convinzione che tu sia nato a Sanremo. In realtà non sei ligure. Anche se sei nato a pochi chilometri dal confine con la Liguria. Dove sei nato e perché Sanremo è così importante Allora, per te? mia madre è ligure al 100% ed è di Ventimiglia, mio padre è tosco emiliano e io sono nato a Minucciano, Lucca. Ma diciamo la storia dell'astronomia inizia a Viareggio, perché io seguo il transito dei fiori nei vari mercati da Sanremo, Viareggio, Pescia, Lucca, eccetera. Adesso sono a Milano, ma sempre nei fiori. Sempre E nei fiori. la passione è l'astronomia. Ok. Ecco qua la foto di Sanremo. Sanremo. Questa invece è un'immagine della Milano La Sanremo Milano del Sanremo 1966. Mi anche hanno raccontato che hai praticato diversi sport, sì. tra cui sollevamento pesi e ciclismo. Qual è il tuo legame con il ciclismo? Daniela mi ha anche raccontato che ti sei imbucato in una corsa ciclistica professionistica. Ma è proprio vero? Cosa è successo? No, io mi allenavo, mi divertivo ad andare fino a Ceriale. E un giorno mi è passato davanti un gigante e l'ho seguito ed era a Tigre e mi aveva impressionato le gambe che aveva, aveva due gambe spaventose. Quando è partito mi ha lasciato lì. Invece in sollevamento pesi sono andato a Milano e la prima gara che ho fatto, perché io non avevo la squadra e mi presentavo da solo,
E poi ho conosciuto Alberto Pigaiani, che è stato terzo a Melbourne. Caspita. Era un gigante di 170 kg. E sono andato nella Pro Patria di Milano, sono stato lì 10 anni e ho conosciuto tutti i campioni. Caspita. Italiani, campioni stranieri. Ho conosciuto la fortuna di conoscere il colosso russo e poi i polacchi, gli inglesi, insomma, la passione, però sempre legato all'astronomia. E beh, insomma, una preparazione atletica per poter trasportare e gestire gli strumenti. E l'astronomia nasce a 8 anni, quando tornando a casa dal mare, ci fermavamo d'estate a mangiare al mare, attraversiamo la pineta per andare nella città di Viareggio e improvvisamente vedo il cielo stellato. E subito dopo la guerra il cielo era qualcosa di fantastico. Di meraviglioso. La Via Lattea nasceva e tramontava. E questo è stato il primo, la prima volta. Poi c'è un punto buio dei miei ricordi. Sono nel mercato dove vendono tutte le cose più strane e trovo un'asta di plastica lunga mezzo metro con 2 occhiali ed era un telescopio che diventava anche un microscopio. Allora avevo quasi 16 anni e sentivo parlare degli americani che durante l'anno geofisico dicevano che avrebbero mandato un satellite. E pochi mesi dopo Khrushchev disse alla radio, allora non c'era la televisione, aveva una radio bacalite, noi non parliamo mai prima di fare l'uovo. E subito dopo il satellite, lo Sputnik. Ed io l'ho visto, perché tutti guardavano a Levante, invece lui veniva da Ponente, veniva contrario, ed era una stella di sesto grado, di sesta magnitudine. Io l'ho visto con questo strumento che aveva un grande campo, ma la Luna la vedevi quasi come a occhio nudo. Ingrandì e Giove non vedevi i satelliti. E è stato un primo attacco agli strumenti. Perché poi c'è un ricordo che è legato con Franco Potenza. Franco Potenza è stato uno degli astronomi del planetario di Milano tra i più famosi. Era un fisico e anche si interessava di ottica e sapeva il peso specifico di qualsiasi metallo a memoria. Okay. E questo gigante, era un uomo quasi di 1,90, e mi fece fare un piccolo telescopio con un vetro. Siamo andati da un ottico, abbiamo trovato un obiettivo con una focale di 1 metro e qualcosa. Poi sul tram, mentre tornavamo a casa, lui con lo sguardo così in mezzo ai binari ha visto un contafilm. Eccolo lì. E abbiamo fermato il tram immediatamente. Io sono sceso, lo sono andato a prendere. E la sera stessa abbiamo visto i satelliti di Giove. Ed io pianto. Perché venivo dal ricordo di Gemona. Un gigante, anche questo, con la moglie, faceva fatica a camminare. L'ho trovato davanti al planetario che applaudiva una persona che io non stimavo un granché, un certo Capanna, suo allievo, perché... E io mi sembrava strano che questo gigante della filosofia... Poi sono andato a tampinarlo tutti i giorni a casa sua, perché il comune gli aveva dato 2 appartamenti al primo piano. E aveva circa 30-35 mila libri. E ho avuto la fortuna che la moglie mi ha regalato il suo libro di Galileo, quasi l'originale, un piccolo libro così, ma che era bellissimo. E pochi anni dopo è morto e io ho avuto la fortuna di fare il Galileo di Gemona al planetario con sua moglie e i suoi figli. E venivano a vedere se leggevo, perché ero talmente... mi aveva talmente impressionato che non potevo fare a meno di rileggerlo in continuazione. Era un po' come la Bibbia, un po' come quei libri che non puoi fare a meno che rileggerli e rileggerli. Gemona ha dei pezzi incredibili.
pezzi che è preso dalle opere di Galileo, perché ho un amico che si chiama Gian, quello che mi ha preparato la gara personale tra me stesso e gli oggetti, dei 110 oggetti Messier, di cui porto l'anello col nome di Messier, con le 16 comete da lui scoperte. Questo Giangi ha tutte le opere di Galileo, ma sono illeggibili. Invece, attraverso un filosofo come Gemona, qualsiasi persona capisce. Ad esempio, i passi più belli sono questo grandissimo libro, che io dico l'universo, e che non si può leggere se prima non si impara a leggere la lingua col quale è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi, altre figure geometriche senza i quali è impossibile intendere parole. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Pensate a quel pezzo più incredibile, quando Galileo sente parlare del cantiere. E lui era, oltre che essere un fisico, un matematico, era uno che sapeva usare le mani. Era un artigiano. E costruisce un canottiale, e qui c'è di mezzo, però, sapendo la storia, c'è di mezzo anche un prete, c'è di mezzo tante persone, e lo vende al doge presentandolo come suo, scaturito dalle sue... E un canottiere che però ha 8 ingrandimenti, e subito gli raddoppiano la paga. E c'è la foto della luna, così lo volevamo tenere per ultimo, va bene, vai avanti, sennò io mi perdo. volevo farti un'altra domanda: quante ore dedichi all'osservazione? Allora, c'è stato un periodo che io e Parisio l'ho preso, che aveva 18 anni, e lui ha insegnato a me. Lui poi andava a fare astronomia a Bologna, e lì abbiamo visto il terrazzo dove Copernico vede la prima osservazione, l'occultazione di Aldebaran, l'occhio del toro, da parte della luna scema, e fa la prima osservazione con suo maestro da Novara, Gian Maria da Novara. Poi siamo andati a vedere la meridiana di Cassini e la meraviglia, la meridiana di Cassini. Cassini lavorava per il Papa, lavorava per Bologna, però dimostra la seconda legge di Keplero. E lì si può vedere una meridiana lunga 74 metri che si snoda nelle colonne, si vede il sole e le macchie solari, si vede il transito dei pianeti. Io, ad esempio, quando ho fatto il transito di Mercurio e di Venere, l'ho fatto con una camera scura dal mercato dei fiori. Ho avuto circa 1 miliardo di persone. Caspita. Con i cartoni ho fatto un tubo di 6 metri e la proiezione era un sole di 7 centimetri e si vedeva benissimo Mercurio, ancora più bene Venere. Porca miseria. E come riesci a conciliare questa passione con la lavoro e la passione dell'astronomia? È come quando uno si innamora. Allora uno passa di lì, guarda, dice che bella quella ragazza, oppure che occhi ha, oppure... E poi diventa una tragedia. Io sono ancora innamorato e ho 82 anni, passo ancora una notte a guardare le stelle, a salire sulla scala 100 volte, a emozionarmi. Voi non avete l'idea di vedere una danza fra due galassie. Voi vedete l'immagine ferma, ma sapete il tempo... Per l'astronomia un secondo e 100 anni, 100 anni e 1000 anni. E poi la cosa più che mi impressiona è che noi siamo 1 miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di atomi che si innamorano, soffrono, ridono, muoiono, e siamo sempre qua. Il nostro materiale sarà sempre qua, che gira. Una persona muore e diventa quasi tutto gas, tutta polvere, e siamo sempre qua, siamo stati sempre qua, siamo stati stelle, siamo stati pianeti, siamo stati stelle morte da 5-7 mila anni, siamo partiti dall'idrogeno e poi con le stelle siamo arrivati
al ferro che abbiamo nel sangue, al calcio che abbiamo nelle ossa, al carbonio. Siamo indistruttibili. Solo dalla parte biologica puzziamo. Poi ci sono i tuoi strumenti. Questo è un binocolo. Ecco, questo è il mio binocolo. È un binocolo 25x150 dritto. Quando vedete la Luna, la vedete così. È un effetto del nostro cervello. La realtà non è così. Però avete l'idea che sia appoggiata su nulla. Questo binocolo è stato per me... Il binocolo è lo strumento incredibile, però ci vuole il cavalletto. Mai usare il binocolo con le mani. Mai. Perché perdete il 50% del binocolo. Il binocolo va stabile e poi va mosso, si deve fermare, tu devi stare fermo. E il binocolo è lo strumento. Qui ci sono dei personaggi. Questo signore qua ha scoperto una cometa, purtroppo è morto, e è stato il nostro ultimo scopritore di comete, Zanotta, che aveva poi comprato un binocolo come il mio, ma l'ha scoperto con uno strumento che si era fatto lui, un piccolo strumento, e ha sacrificato 1700 ore per scoprire una cometa nel Delfino. Una piccola cometa, era una nuvoletta, però era nostra, italiana, era una cosa. Invece, questo che vedete qui è un altro che ci ha lasciato, è Marco Cavagna, che insieme a Baroni sono stati i miei maestri. Mi facevano fare le stelle variabili e io amavo le galassie. Li odiavo, ma ho imparato tanto, perché noi astrofili ci trasmettiamo l'amore. Io ho conosciuto proprio amici, 20 persone, oggi hanno il telescopio, se non come il mio, più grande del mio. E quello che sono riuscito a seminare per me è tutto, perché essere con un telescopio, un cielo bellissimo, essere soli è come essere zombie, non si cammina. Invece due occhi, quattro occhi, sei occhi, la discussione, i particolari, perché poi l'occhio, che è un'estensione del cervello, crea l'immagine. Come crea l'immagine? Noi vediamo l'immagine capovolta e il cervello la raddrizza. Se io mi mettessi degli occhiali dove avevo rovesciato e rigirato, il mio cervello dopo una settimana metterebbe tutto a posto. È una macchina bellissima il nostro cervello. Nella visione al telescopio cresce in continuazione. La prima volta che guardate Giove vedete un pallino con due righette e basta. La seconda volta le righette diventano 4, 5. La quinta, sesta volta vedete le VOS, che sono dei pallini come la macchia rossa, molto più piccoli, i festoni, vedete i colori, dall'arancio al giallo al marrone, e tutta roba che cresce andando a vedere le stelle. Per le galassie la cosa è più lunga, però mette la macchina fotografica, accumula luce e nasconde le cose, perché sì che fa un oggetto grosso, ma accumulando luce cancella, l'occhio si accende e si spegne. È il cervello che crea l'immagine. Il nostro cervello, che purtroppo a volte ci fa fare delle stronzate, però nella visione, voi quando nel cigno vedrete la 6826, la planetaria lampeggiante, poi la guardate e vedete una stellina azzurra insieme a tante stelle. Quando l'occhio sta per levarsi, vede un disco, e allora l'occhio corre e non trova più il disco. E finché il cervello non capisce di mettere insieme le due cose, l'effetto è incredibile. Questo effetto si ha sul triangolo rosso, si ha sul altri oggetti, poi ne parleremo più avanti. È un effetto che sentite. Non si può stare 12 ore a meno 10, meno 20, io sono stato anche a meno 32, fermo così come se leggi un libro. Se qui dentro non c'è qualcosa. Noi siamo fatti per osservare il cielo è lì per noi. L'universo, se non ci fosse l'uomo, come si vedrebbe? Infatti. Noi siamo una via di mezzo. Noi facciamo parte dell'universo. L'universo è dentro di noi. E abbiamo la fortuna di avere gli occhi per poterlo vedere. E di solito guardiamo sempre in terra.
quel pezzo morto che ci fa tanto feroci, eh? Mi suggerisce di chiederti dell'SC 356. Che particolarità? Non ho capito. Daniele, mi suggerisce di chiederti del telescopio SC 356 mm. Il C14. È stato... Io ne ho avuto tre. Ho avuto quello color carota che poi ho dato al mio amico Mauro Moretti. Ho avuto quello blu che l'ho dato a il direttore, cioè il padrone, diciamo, di quella rivista che sostituisce l'astronomia e Orione, cioè Cosmo. E l'ultimo l'ho in cantina, perché non lo posso dare via, perché quello telescopio mi ha fatto crescere. Il primo? No, il primo è stato il 114, che l'ho comprato a Genova, gli oculari erano di Genova, della Tresor, e io sono venuto a Genova a comprarlo. E noi la Tresor l'abbiamo qua stasera. E poi ho conosciuto un signore, quello che ha inventato i container, che mi ha regalato l'R6, sempre della... che poi sono venuto a Genova a pigliare altre cose. E io ho avuto i miei primi telescopi. Il 114 ho fatto 1600 oggetti, poi Giangi mi stava portando via il record e io gli ho comprato il 25 centimetri. E invece ancora io. Però oggi un giovane che sa usare l'Atlante, adesso c'è l'uranometria, c'è... Io ad esempio... l'Atlantico, io il Palomar, io avevo delle lastre come questo tavolo, le ho ridotte piccole così e le conosco tutte come le sono, circa 390 tavole, e le conosco tutte come, non mi ricordo i nomi perché lì non ci sono scritti, sulla storia di chi l'ha fatta, e sono affascinato. E poi è arrivato il riflettore Made 406 mm. Questo me l'ha dato Miotti, purtroppo la ditta Miotti di Milano. Sono morti tutti e due. Il primo è morto il più vecchio, gli è venuto un tumore in testa e il dottore ci ha detto 6 mesi e 6 mesi se n'è andato. Il fratello ha preso un esaurimento nervoso, il fratello era molto simpatico, e è andato sul Po, ha lasciato la macchina con il cellulare e tutto e si è fatto annegare. E noi abbiamo assistito senza fare niente perché non ce ne siamo accorti. Ed era costruito le ottiche. Il primo mandate... telescopio è questo, di grande potenza, con questo visto di galassie Maffei, e abbiamo preso un portabarche, l'abbiamo messo su e siamo partiti per... Allora andavamo a Tornion. E quella sera davanti a casa di un nostro amico che è venuto poi a 4559 metri sul Monte Rosa, abbiamo fatto le galassie Maffei. Aspetta, e qui c'è... Ecco qua, le osservazioni in alta montagna, molto alta, molto. Molto alta, ecco, noi ecco qua. Partiamo... no, ma questa non è il Rifugio Margherita, Prima questa, sì. Sì, questo è il Rifugio Torino. Allora, col binocolone vado al Rifugio Torino, un po' davanti, quasi dal Dente del Gigante, non il rifugio vecchio, il nuovo, che c'è un grande ristorante, però ci sono 300 gradini da fare e io me li faccio col binocolo sulle spalle. E mio amico Pariso, che era alto, ma era 50 kg, era dietro di me, e se io casco, allora... E però qui succede qualcosa di spettacolare. È il primo viaggio in alta quota. Io venivo da Sanremo, è un viaggio a 3.000 e passa metri d'altezza. 3.375. Ecco, e col binocolo quella sera facciamo 160 galassie. Col binocolo. Immaginate, M81, 82, la 3.077 e la 2.976 qua, tutte e tre dentro. Era una cosa incredibile. E mi ricorderò sempre di aver fatto l'Occhio Nero, l'Occhio Pesto, che è una galassia
dove ha una parte scura, e per quello si chiama occhio nero, è la 64 della chioma di Berenice col binocolo, ed era bellissima. E ero talmente, alla mattina leggo il binocolo attaccato al letto con una catena, perché se me lo ruba. Poi la chiave della catena era nella macchina. Meno male che si alzava al letto e è tirato fuori. Andare giù e su. E quella è stata la prima esperienza. Poi da questa esperienza siamo andati al Furghe. Questo è il terrazzo del Furghe. E cosa questa è successo? La scala, e questo è il rifugio, è abbandonato. Adesso non si può più andare perché hanno levato la funivia. La funivia faceva il pezzo più lungo di tutta Europa, da Plémaison andava su. E il Furghe è bello perché da una parte hai Cervinia e da una parte hai Zerma. E tu sei sulla parte. E questo il mio amico Parisio improvvisamente non mangia più le bistecche. Era uno che ci portava panini, è una roba buona, diventa una licresma, gli muore il padre, va a Firenze, torna Arancione e io sono su una fame da lupo e mi dà dei dolcini, è la prima volta che ho vomitato a quella pizza. E qui c'è una seconda storia, questo che vedete, l'inverno è tutto coperto di neve e scende, tu di qui c'è una corda che ti porta alla porta. Se tu vai avanti, c'è 500 metri di vento. Noi siamo andati di morte, e io mi davo la corda di fare dentro, la macchina stava attaccando al muro così. Mamma mia! E lì, veramente eccezionale, lì sono stati 17 volte, in una ha avuto una tragedia, ho portato un dottore, maledetto me, a Milano mi dice, io vorrei vedere il cielo da un'altezza, ma si vesta bene perché là fa freddo. Viene su con me, io avevo sto telescopio, sono circa 80-90 kg di roba da portare, non so guardare lui. Andiamo su, come arriva su si mette a correre davanti e indietro. Io montavo il telescopio e mi davo fastidio. E gli dico, perché se c'è freddo, ma come? Allora sono andato in Svizzera, ho preso tutta la carta per la spazzatura, cioè la plastica, avevo lo scotch, l'ho vestito, l'ho messo nel cubo e tutta la notte mi dicevo, che ora è? No. Non abbiamo mai più visto. Non so se è morto, non l'abbiamo mai più visto. Al ritorno con il riscaldamento della macchina, accevo il massimo, perché non ho mai parlato. Meno male che era un dottore. Mamma mia. E comunque il Furghe è uno spettacolo. Una notte lì vale 100 volte in città. È una cosa... Il cielo quando viene buio è buio. Non c'è inquinamento luminoso. E soprattutto quando appare un gigante. Si vede a occhio nudo la nebulosa proprio. Vedete una cosa di gas, non è un punto luminoso. In qualsiasi strumento lì, e io ho fatto ancora una visione del Maffei, tanto che quando arrivo a casa telefono, professor Maffei, ho visto le sue galassie, ho attaccato il telefono. Siamo adesso al rifugio Capanna Regina Margherita. Ah, questo qui è la, qui adesso allora saltiamo. Questa è la Capanna Regina Margherita. Noi da Ragna prendiamo un elicottero Alouette che porta un altro elicottero del suo peso, è potentissimo, e ci mettiamo su questo panettone di neve. Mettiamo un filo per terra con i chiodi, ci mettiamo il moschettone, ci vestiamo e cominciamo ad andare avanti e indietro. Io monto il telescopio. Però non mi rendo conto che lì manca l'ossigeno. Faccio un buco di circa 3,5 metri, fondo 1 metro, metto il telescopio, lo monto e poi mi si tagliano le gambe. Mamma mia. Sono cotto. Però ho voglia di vedere il cielo. Viene buio all'improvviso. Allora mi ritorna sulla carica e lì facciamo gli oggetti più belli della nostra vita.
faccio 17 ammassi globulari nella galassia di Andromeda. E quando prendo G1, che è il più facile, l'emozione è incredibile. Uno degli oggetti che mi ha più impressionato vedere a 2 milioni e 600 mila anni luce un ammasso di circa 500 milioni di stelle vecchie di 12 miliardi di anni, tutti raggruppate, è qualcosa di spettacolare. La foto ce l'hai del... Ecco, questo è il rifugio, qui c'è ancora poca neve, ecco, questo è il rifugio, qui sotto rimane sempre aperto, sopra viene chiuso nel periodo invernale. Qui sotto uno va, prende qualsiasi cosa, mette i soldi poi lì e se ne va. C'è tutto, c'è le coperte, c'è tutto. Ma chi è che va lì? Solo un pazzo con me, se non c'è cielo. Però la, qui la visione, non c'è posto in Europa più bello di questo. Qui siamo con questo piccolo elicottero, ha il motore di una moto. Io la prima volta a salire c'ho una paura. Questo è il mio telescopio da 40 passa centimetri, questo è l'autista e questo è il più pazzo uomo che abbia mai conosciuto. 620 persone ha salvato. Caspita. Questi sono gli eroi. Gente che va, rimane attaccata lì e loro vanno a salvarlo. Quella gente da ammirare. Lo vedi lì, non gli daresti 4 soldi, poi vedi uno stronzo con un pallone di 9 miliardi. Queste persone che sono state salvate non lo sanno. Questo è Parisio. Il Parisio è importante nella storia, nella mia storia dell'astronomia, perché abbiamo vissuto i momenti più belli. Prima con Lacchini, un atlante italiano dove c'erano poca roba, poi l'Atlas, poi finalmente l'uranometria e poi finalmente il Palo. Adesso c'è il Megastar dove c'è tutto. C'è tutto, lo usa anche l'Hubble. Oh, arriviamo finalmente alle galassie. Le galassie Maffei. La descrivo da 4.500 metri come un chiarore in mezzo a tre stelle. Ma l'avevo già fatto vedere a Tornio. Ecco, questa che vedete è Maffei 1, è un'ellittica 10 volte la nostra Via Lattea. Queste stelle che vedete davanti dal rifugio Margherita si vedevano quasi tutte, è come un ottagono, lui è più decentrato, noi lo vediamo dentro, la foto lo piglia tutto, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stelle. Questa è una galassia più vicina a noi, più piccola. Si trovano in Cassiopea, sono facili da arrivarci perché da HT Perseo all'altro ammasso aperto, poi un attimo si arriva a questo pentagono grande che ci porta alla Maffei 1. La Maffei 1 l'ho vista anche col CPC 94, quindi io telefono a Maffei e gli dico: professore, ho visto le sue galassie, mi ha attaccato il telefono. Lui le aveva scoperte nell'infrarosso. Io avevo visto sul Palmar che si vedevano e ci ho provato e l'ho visto. Non ti hanno creduto. Poi passano 3 anni, una sera a mezzanotte, io vado a dormire alle 10 perché alle 3:30 là, mi alzo, mia moglie mi sveglia e mi faccio il professor Maffei e mi ha chiesto scusa. E mi ha detto: io non ti ho creduto, ma gli americani l'hanno vista anche loro. E siamo diventati molto amici, tanto che il libro La cometa di Halley e di Maffei, i dati della cometa sono tutti presi da Marco Cavagna tramite me, poi gli ho procurato un binocolo 20x80 da Miotti, perché lui era un dilettante, oltre che essere un professore bravissimo, uno che ha fatto qualcosa per l'astronomia italiana, era conosciuto all'estero, ha scritto Al di là della luna, I mostri del cielo, ha scritto diversi libri. Al di là della luna ha fatto centinaia di astrofili, come alla mia epoca, quando io ho conosciuto nei libri antichi Camillo Flammarion, il libro di Camillo Flammarion, Le stelle e curiosità del cielo, astronomia popolare, sono i Vangeli dell'astronomia.
uno che non legge quel libro lì è come uno che c'ha gli occhi e non vede, ecco. Ecco, qui il professor Maffei era di una simpatia incredibile. Quando l'ho visto per la prima volta con Margherita e con Fracastoro, mi è subito piaciuto, perché quando io parlavo, ma le galassie come sono? Perché io ero troppo interessato. E invece Margherita dice, ah, le stelle sono importanti, e mi è subito andato giù. Poi Fracastoro e Margherita anche. Dice, scusate, ma il mio antenato c'ha un cratere sulla Luna. E lui era importante. E comunque Maffei è stato un grande. Qui è quando scopre con gli infrarossi le due galassie. Qualcuno mi ha detto, qualcuno qui presente mi ha detto che fai uso di sostanze dopanti per uscire. Ah, sì, no, l'occhio è la cosa più importante. Allora io uso 6 sistemi. Per far sì che l'occhio non si ovalizzi e quindi divento astigmatico, faccio la ginnastica, sto fermo e guardo prima a sinistra, poi a destra, poi su e poi giù, circa 50 volte. Poi faccio le rotelle, faccio i cerchi, sempre con gli occhi stando fermo. Poi metto 3 oggetti a distanze diverse, 50 centimetri, 1,5 metri, 3 metri, e metto a fuoco sempre dei caratteri, parto dal più grosso, più piccolo, sempre, e mi concentro sulle 3 misure. E poi uso il mirtilene forte. Attualmente uso il Meralac, il Meralux, che è ancora più potente, ma solo 3 giorni prima di fare osservazione. La mia dilatazione nella camera oscura arriva a 26 lineette. Io ho preso un nastro, ho fatto dividere quegli affari che si mettono sugli orologi che si vedono di notte, da 0,5 centimetro fino a 1/1000 di centimetro, e io di notte in questo bagno senza finestre arrivo fino al 26esimo. Quando avevo fino a 35 anni arrivavo fino al fondo scala, quindi superavo i 10 centimetri, i 10 mm di apertura. Per superarli ti fai mettere le gocce, dai, ti vengono 2. Vabbè, sì, poi. Però la vista è tutto. Ma la vista non è tanto importante, la vista, è il cervello. Allora, io parto sempre con questo principio. Una galassia, facciamo una galassia di quelle che si vedono in tutta la sua bellezza, come M101. Ecco, queste galassie hanno delle braccia. Su queste braccia hanno delle conformazioni di regioni H2. Allora, la prima volta che guardi questa galassia, vai lì e vedi una nuvoletta su uno sfondo stellato. In realtà, il fondo stellato è qua, è la nostra Via Lattea, la galassia è a milioni di anni luce e è talmente tenue. Poi le sere successive, ci può essere secondo il cielo dei peggioramenti, poi all'improvviso, la quinta, la decima sera che vai, comincia a vedere queste regioni H2. E se tu hai una cartina, le chiami per nome. Io quando ho cominciato a conoscere la Luna, allora partivo da Copernico, poi l'altro cratere, ce n'è 36.000, almeno alla portata di un PIR di un 20 centimetri, quindi c'è da divertirsi. Ma vanno sempre visti tra il chiaro e lo scuro, dopo vi farò vedere come vanno visti. La cosa più interessante è che la galassia cresce con te. Tu la guardi, vedi i particolari, come Giove quando tu lo guardi, che è molto più facile. La galassia ci mette di più, ma una volta che la impari per sempre. Io qualsiasi tipo di galassia, perché non guardo quegli oggetti piccoli sfocati? Non mi danno niente, io non sento niente. Quando vedo la 891 di taglio, con questa riga nera che la divide, oppure la 104, dove la bellezza è unica, oppure la 4565, che sembra un disco volante messo per traverso. È lì che si emoziona uno, perché poi io conosco la storia di quelle, cioè le galassie scoperte dalla sorella di Herschel, 1,25 m,
intelligentissima, l'aveva presa per fare le pulizie, perché in casa la sfruttavano. Lui gli ha insegnato la matematica, gli ha insegnato a cantare. Lui era uno che faceva anche le opere, aveva una voce bellissima. E poi era intelligentissimo, ha scoperto la moneta d'argento, la 253, una galassia per traverso con tutti i nuclei e le regioni H2 dentro. È uno spettacolo. È un po' bassa, però. E poi ha scoperto sette comete. Ed è stata la prima grande donna dell'astronomia. Il fratello era bravo, diceva, oh, qui c'è una galassia, ma lei doveva mettere i numeri. Aveva le mani con la cipolla, perché a Londra di notte andava a 15, a 10 sotto zero, e lui con un telo, perché le luci delle candele lo infastidivano, pensa a te, noi ci abbiamo dei fari. È tutta una storia bella questa qua, e lui saliva su questa scala e lei lì con questo calamaio, una volta c'è gelato tutto il calamaio. Mamma mia. Io avrei usato la matita, però sbagliano anche loro. E alla fine arriva il mitico Dobson a 670 questo, mm. Questo è stata una cosa, non mi entrava in casa. Sono andato a prenderlo all'aeroporto, ho dovuto affittare un furgone. Però so che arriva da lontano. Ho visto la prima luce, si dice, è l'891. Sono sceso e non ho più parlato. Era abituato col C8, il C14, il 40, a vedere una cosina così. Questo era tutto l'oculare. Mamma mia. E le stelle davano l'impressione che erano molto vicino a me. E lei era là che mi aspettava. Poi ha una coda di compagne, ne ha circa una quindicina, tutte sparse sulla sinistra. Qui gamma Andromeda, doppia, blu e gialla, poi quella blu è doppia, poi scendi leggermente, c'è un obelisco, poi scendi ancora, c'è un triangolo e lei è lì di taglio. E da questa parte c'è tutto un ammasso di galassie. Mi sembra Hubble 47. Sì, esatto. Brava, brava. Oh, cadola, che figura pazza. Comunque, questo è lo strumento, tutto in legno, quel legno che fanno le barche, quello oleoso, e questo è il tamburo, poi ci metto un telo, questo è il mio cercatore, adesso è nell'officina di Carlo, io me lo sono fatto meccanico, perché in casa non sapevo dove metterlo, mia moglie si... Le mogli poi hanno sempre ragione. E da dove arriva questo telescopio? Arriva da lontano. Dall'America. David Sear è console a Milano degli Stati Uniti. Viene al planetario, ci fa una bellissima conferenza. Era un gigante, 1,90 m più quei tacchi americani. Era una cosa... E io non so l'inglese, però ho visto questo qui dice delle cazzate. E diceva che non si vedeva dall'Italia la Quasar 3C273. Io la vedevo tutte le volte che c'era la Vergine. Allora lo piglio e gli dico, guarda che è a questa latitudine, se vuoi venire, come vuoi venire? Io non posso abbandonare Milano perché c'ho sotto un comando americano, doveva stare a Milano. Ma io me lo porto a Valcava, cioè non a Valcava... Dove sei tu? A Giovà. A Giovà, e glielo faccio vedere e diventiamo amici. E mi dice, quando andrò via da Milano ti farò un regalo. Infatti, manco dirlo apposta, la sera prima vediamo la sonda che arriva vicino a Nettuno, prima Urano o Nettuno, vediamo le bande, vediamo questa macchia enorme. Dopo un po' fa un articolo sul crack. Il comune di Milano si incazza e lo mandano via. L'America lo manda via per non avere casini. Questo va in America e mi manda un piccolo telescopio. Era quel telescopio. Piccolo. Io ci ho detto a mia moglie, vado a pigliare un 20 centimetri. Là. Sono arrivato col furgone. La porta di casa, la mia, è 90, non entrava. Mamma mia. E io fuori non lo lasciavo. Allora... L'ho smontato tutto. Mamma mia.
E si arriva a San Bartolomeo. Ecco, San Bartolomeo è una storia bellissima. Io conosco Fagiano che aveva Orione e astronomia. Era una persona squisita, è venuto a San Bartolomeo perché io e Parigi andavamo a Tornò e abbiamo visto su Sky Telescope che in America facevano gli star party, dove radunavano centinaia di astrofi. Allora gli parliamo a questo Fagiano e poi andiamo dal sindaco di Nus a parlarci e andiamo su a San Bartolomeo e lì il sindaco è ancora più... E poi si mettono d'accordo con l'assessore della Val d'Aosta e inizia la storia. E inizia la storia del mio telescopio. Perché nessuno mi conosceva, però conoscevano perché durante la notte riuscivo a fare 40-50 oggetti con 200-300 persone. Quando ne avevo poche ne avevo una 15. Poi io volevo vedere degli oggetti nuovi. Perché questi giravano e volevano vedere sempre lo stesso oggetto, era terribile. E quindi ho avuto la soddisfazione di far vedere la testa di cavallo. La testa di cavallo io la vedo senza filtro. Purtroppo la gente non la vede senza filtro, perché non è allenata. È come se io vado, vedo uno che viene a fare la maratona. Questo fa 100 metri e poi mi dice, ma dove cacchio vado? E allora cosa ho fatto? Ho messo un filtro e tutti la vedevano ed era più grossa che nelle foto ed era una cosa, io ho avuto più baci quella sera che manco quando mi sono sposato, perché tante persone mi abbracciavano e poi si vedeva il colore della nebulosa di Orione sulla periferia delle ali di questo uccello gigante dove la 43 è il picco e la 42 il corpo, si vedeva un rossore appena appena accennato e quei colori ad esempio marroncini, quei colori, è incredibile, non tutti le vedono, però su 10 persone, su 10 maschi 3 le vedono, su 10 femmine 6 le vedono. Caspita. La donna ha più l'occhio acuita visiva, è più avvantaggiata, ecco. I colori, c'è tutta una storia. Io ho avuto da bisticciarmi, perché noi a Milano abbiamo tanti fotografi. E quando fanno vedere le foto a uno che non ha mai visto niente, questo si mette il comodino, un quadro in casa, dice questo è un fotografo, e lo bacia. Ma invece la gioia è vedere e sentire qui qualcosa. A me che uno mi dice che belle foto che fanno, va a cagare, dice quelle dell'Hubble, cosa me ne frega delle tue foto. Eppure è così, il mondo è in mano a questa gente qua. Ho fatto una foto bruttissima di Andromeda che io gli avrei dato due sberle e questi, ma che foto! Ma tu cosa hai mai visto? Niente. Non aveva mai visto niente, logico. Tu dove? Beh, io se una fame mangio tutto. Ecco, ma non ce l'ho con i fotografi. Qui è l'anno delle galassie ellittiche. Ho dedicato un anno alle galassie ellittiche, solo che alla fine d'agosto ce n'è poche. E il più è il mese di marzo, aprile, quando c'è l'orsa maggiore, la chioma di Berenice, i cani venatici, la Vergine, sono tutte in fila, il corvo. E allora, però, gli ho dedicato una sera. In 32 volte sono mancato una volta sola e l'ultima volta che c'era il cielo brutto ho fatto vedere la stella di Rame. Ora, la stella di Rame si vede con qualsiasi telescopio, ma per vederla bene deve superare i 50 centimetri. È bella perché è una variabile di tipo Mirceti, ma con un periodo di 350 giorni. E ogni volta che la guardi cambia colore. È diversa. Flammarion la chiama una lacrima di sangue. E la stella di Rame e si trova nella costellazione dell'Aquila ed è vicino allo scudo di Sobieski, questo principe polacco che andò a fermare i turchi prima di Vienna, a Kalimburg,
e che gli hanno dato questa costellazione. È l'unico che ha una costellazione, perché le altre le hanno fatte fuori tutte, anche il gatto che era una bellissima costellazione l'hanno levata. Hanno fatto, mi sembra, 43, insomma a Roma hanno fatto un macello. Ecco, questa è la notte delle galassie, è la notte che abbiamo visto l'Aquila, col piccolo, io mettevo a posto con il cercatore, con la croce di una montagna, e ho preso un Aquila 8 con il piccolo, con la testa rossa così, bellissimo, ma è una cosa, tutto faceva bene lì. E poi, questa è la notte. Ecco, qui che vedete il campanile, noi siamo qua, ma non vedete le persone perché sono tantissime. Chissà che code interminabili, veramente. È la più grande soddisfazione è far vedere il cielo alla gente che non l'ha mai visto. Però con una sola differenza, che prima bisogna fargli vedere gli oggetti che tu devi far vedere la foto. Se no questi guardano, non sanno cosa devono guardare. E tu chiami uno e gli dici guarda qui cosa c'è, quello guarda, non capisce niente. E si arriva al passo del Giovà, sulla pennina del Giovà ci arriviamo, perché Parisio non c'ha un tubo da fare e va a cercare tutti i posti più vicini ma più bui. Adesso abbiamo una cartina che sappiamo il cielo secondo la zona. È bella, l'hanno fatta in America, tu col computer vai e sai la tua zona. Il Giovà è abbastanza buio. E mediamente al mese quante volte andavi sul Giovà? Ma io ho dei periodi, adesso vado una volta o due, ma facevo 15-16 giorni al mese. Caspita! Notti, perché io vado dal tramonto all'alba ed era bellissimo. Allora vi racconto questo, sono a Tornio, metto il telescopio così, gli dico Roberto facciamoci una pasta asciutta, quando tu vieni qua c'è la 55, la 55 è una galassia a meno 33, cioè basta, grazie. Telescopio basta, ma va tu sei, andiamo a mangiare, esce, fa, c'è la 55, è una galassia così con un prolungamento così. Poi vicino c'è la 300 che è lì vicino, sembra M33. E sono tutte in fila ed è uno spettacolo. Daniele mi ha raccontato che in Giovà un signore ti chiese di osservare una stella. Ah, quella è una tragedia. Siamo a mangiare in quel ristorante che adesso è crollato. Siamo amici del padrone, il padrone viene lì, dice le mie montagne. Lui viveva per quelle montagne che aveva lì, lui era nato lì, aveva la sua vigna, aveva il suo ristorante. E c'è un cacciatore, dice, io non ho mai visto una stella, però se me la fate vedere, ci ho detto, ma no, Carlo, sì sì, venga a qualsiasi ora e faccio vedere la stella. Questo qui, verso le 2 di notte, arriva, gli dico, spenga le luci, per favore. Mezz'ora rovinata, ma aveva rotto gli occhi. E gli fa vedere il Bireo, cioè un arancio 700 20 volte il sole, una blu, 140 volte il sole come luminosità. Il contrasto è bellissimo. Quello guarda fa, sì, ho capito, ma mi faccia vedere una stella. E quello gli fa, gli faccio vedere Vega, e fagli vedere Vega. Sì, ma lei, sì, io voglio vedere una stella. Ma cosa intende però? A 5 punti. No! Quello di Negroni voleva a vedere. Ci sono io lì da due sberle. Non ci credo. Sberle. Non ci credo. Giuro. 5 oggetti del cielo da ricordare. È difficile, insomma, stilare una lista degli oggetti più belli. Non sono Carlo. Cioè, io ho trovato una donna, me la sono sposata, ce l'ho ancora. Ecco, Carlo avrebbe un problema. Grosso. Allora, G1 è l'ammasso più bello in Andromeda. È un ammasso che si chiama testa di topolino. Perché lui è qua e ha due stelle attaccate qui dai lati, ma che non fanno parte. Però noi prospetticamente le vediamo lì. Ed è
sembra sgretolarsi in questa zona qua. Se, allora io per trovarlo parto da qua, qui ci sono un mucchio di ammassi, qui c'è il 76, qui c'è il 73G, qui c'è il 156, 144, ce ne sono circa un centinaio. Io ne avrò visto 25, 26, devo andare a vedere perché io segno tutto. Chi non lascia scritto niente non sa niente. Io qualsiasi cosa, non so, se quella sera casco dalla scala, come mi è successo in Piemonte, ho fatto un volo di 3 metri, allora pesavo 95 kg, non si è fatto niente. Si è fatto male quello che ci sono saliti. Poi arrivo qua sotto, vedete queste due stelle? Questa è doppia, qui c'è un arco di stelle che mi porta a, G1. G1 è bellissimo. Eccolo qua, questo è il topolino e questo è il triangolo, doppia e semplice. Questo triangolino sta dentro l'oculare. Poi questo qua lo vedi perché si scioglie, cioè mentre le stelle sono puntiformi, questo è, diventa, svanisce su tutta la periferia ed è l'ammasso globulare. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo lo può fare un fotografo abbastanza. Qui questo che vedete, queste quattro cose, sono lo specchio secondario che è tenuto da un ragno a quattro, e praticamente un fotografo può quasi scioglierlo con un 20 centimetri o un rifrattorino, perché sono stelle di 17esima. Il mio amico Amoretti arrivava alla 21esima. E poi Einstein, questo è un quasar, questo è il mio record. Non l'ho visto così, non ce l'ho fatta. Allora parto, vado a Sant'Anna di Vinadio, dove lì c'è un altro amico che ha un 76 centimetri. E mi aspetta, e quella sera tento in Pegaso, nel collo di Pegaso. Allora, Pegaso è una costellazione capovolta. È la costellazione più bella in questo mese, e da questa si può arrivare a tutte le altre costellazioni. Il cavallo è rigirato al collo in giù. Nel collo qua sotto c'è un 3 stelle come un triangolo per fermare le macchine. Si scende, c'è una lancia, c'è una stella, 2 qui e poi 3 in mezzo, e a questo lato sinistro c'è questa galassia che è la 22 37 03 05. La galassia non si vede perché è una galassia a 2 miliardi di anni luce, 7 volte la nostra Via Lattea. È una bellissima galassia, però secondo la legge di Einstein piega lo spazio-tempo, e qui c'è un quasar che, essendo perfettamente al centro della galassia, si divide in 4 luci. È sempre uno ma diviso in 4, si chiama croce di Einstein. Io la guardo, ingrandisco circa 400 ingrandimenti e vedo un quadratino. Non ce l'ho fatta a vedere le stelle. Però il fatto che è un quadrato, sono arrivato da un punto e pensate, il quasar è 8 miliardi di anni luce dalla Terra. E forse non c'erano neanche gli atomi più avanzate che formano il nostro corpo, come il ferro, come l'oro, come non c'era. Noi siamo fatti di 61 elementi. Ci abbiamo la fortuna di essere proprio come il nostro sistema solare, ne facciamo parte, e forse tutto l'universo. Questo che vedete invece è l'oggetto più basso che ho fatto. Allora, io dico, ho fatto, ma ci ho impiegato 3, 4, 7 anni. Ci ho impiegato un giorno. Questo lo aspetto da tanto tempo, perché è un oggetto che avevo visto dalla Sicilia. Una volta io sono stato sull'Etna, quando c'era ancora
la funivia, cioè la c'era possibilità ancora... di salire. Certo. Io ho fatto anche l'ammasso globulare più importante, più bello del nostro cielo. E ho fatto la 5128, però ho detto si può vedere anche da Milano, così. Perché... E allora mi sono messo lì e la prima sera non ci sono riuscito. Le altre sere non ci sono riuscito. Poi una sera era molto bello, era molto spazzato, Genova non rompeva, perché noi di lì vediamo la luce di Genova, a volte fa la lampadina e a volte rimane bassa. È incredibile, quando c'è pressione bassa, invece di fare la lampadina ti permette di vedere. E vedo la parte bassa del Centauro, cioè in realtà il collo, c'è due stelle, vedo così, e vedo questa macchia di luce. Il Centauro. Adesso dove me l'hai messo il Centauro? Allora, qua sotto, allora qui, qui sotto, si va sotto, e qui non si vede, ecco. E qua sì, però da qua dovrei, da qua sotto dovrei vedere M83 e poi ancora sotto il Centauro. Bene. Questa, vedo questa nuvola tagliata proprio dalla polvere. Le stelle erano grosse così perché l'atmosfera non è solo i 60 km che ci circondano, ma è anche da qui all'orizzonte. Ed era spettacolare. Quando ho fatto quella è stato un record incredibile. Poi non l'ha messa lui, ma io ho fatto la 1101, IC 1101. Una galassia che è 6 milioni di anni luce, cioè la nostra Via Lattea è 100.000, 120.000 anni luce, 6 milioni di anni luce e pesa 60 volte la Via Lattea. E adesso ne hanno scoperto una ancora più grande, ma questa è di 13,4, l'ho fatta. Si trova sopra l'ammasso M5, nella Vergine. L'ammasso M5 è qua vicino, fa parte della nostra Via Lattea. Ma in quella direzione si trova questo colosso inaspettato. Quando hanno fatto i conti si sono spaventati. Eccola qua, questa. C'è stata una supernova qua pochi anni fa, nel 97 mi sembra. Una supernova è una stella che muore improvvisamente, però... un'agonia lunga, le stelle quelle massicce muoiono subito qualche milione d'anni e se ne vanno, quelle come il nostro sole 11 miliardi di anni. Se sei più piccolo c'è ancora più fortuna, vivi un casino. E così è la natura, Ecco, questo è uno degli oggetti più spettacolari, la testa di cavallo. Questa che vedete è la fiamma e questa è un'altra nebulosa che fa parte. E questa, io per trovare questo oggetto parto dalla Z, questa è la stella Z di Orione, le tre della cintura, poi faccio le prime due, l'altra, e poi trovo un rombo. Vedete questo rombo qua? Nella parte destra c'è la testa di cavallo. Col filtro è spettacolare, perché anche i ciechi la vedono, però vederla senza filtro è qualcosa di incredibile. Qui è aperta, ha delle aperture, non la vedi così bella, densa, perché la fotografia accumula. Invece l'occhio si accende, si spegne, si accende, si spegne. E questo che vedete è un gas illuminato da questa stella, che è una stella quintupla. Ce ne sono 3, 2 e 1. È come se noi avessimo 5 soli. È bellissima, quella. È una delle più... Anche questa è una bellissima stella tripla e qui c'è le nebulose 430, 432 e poi 435. Questa è la 434 Barna 33, che poi sul libro di Barna la testa di cavallo non esiste. Però in onore suo... Eccola lì, questa è fatta con uno strumento da oltre 7 metri, 8 metri.
però la bellezza è con gli strumenti piccoli, quando la vedi col filtro. 68-26. Questo è un fenomeno, questa è quella planetaria che si accende e si spegne. È incredibile questa planetaria perché è un effetto che va goduto, cioè è inutile parlare, bisogna vederla. Bisogna che organizziamo una sera. La facciamo vedere. Sì, sì. Una sera organizziamo e veniamo. Ecco. E guardatela quante esplosioni ha avuto, cioè le planetarie perdono solo l'atmosfera, eh. All'interno rimane una nana bianca che ha una temperatura superficiale di oltre 100.000 gradi e ionizza tutto questo gas espandendosi e poi va a arricchire le masse del gas dell'idrogeno. Le supernove danno più materiale di ricchezza, queste ne danno poco. Sono la fine del nostro Sole. Di queste planetarie ce ne sono migliaia e migliaia. Le stelle quando muoiono fanno dei fiori di gas, uno diverso dall'altro. Non troverai mai due planetarie uguali. E il nostro Sole chissà che meraviglia di fiore farà. Ecco, qui è stata una notte meravigliosa. È la notte dei 520 oggetti. E che sono cascato dalla scala alle 4:35 senza farmi niente. Ecco, questo gli ho fatto pigliare 50 centimetri perché è un po' genovese. Questo invece è il costruttore del telescopio da 60 che ho dato a mio nipote e questo è di quel... di Cuneo Tomatis, che è il primo 66, cioè 76 che supera il mio a San Bartolomeo dopo 7 anni. Però adesso è uno strumento, immaginate a salire su, e questo è quello che ho fatto pigliare a Daniele. Quella sera ci siamo divertiti, abbiamo fatto io, cioè una galassia così e uno zero. Bellissimo, bellissimo. È il Cetus e poi abbiamo visto i colori della planetaria IC 418 e esternamente ha un colore rosso. Poi c'era un grande fotografo famoso, non dico il nome, ma famoso, che era 2 ore che faceva fotografia della gamma Cassiopea dove c'è la nebulosa 63 e 59. E noi la vedevamo lì a occhio nudo e quello stava lì delle ore. E gli ho detto, vieni, vieni qua. Faceva finta di non vederla. Ma porco. È come quando Galileo fa vedere Giove agli aristotelici e non mettevano l'occhio per paura... di dovergli dare ragione. Incattivisce. Franco, per concludere la serata, che consiglio daresti agli astrofili intervenuti? No, vorrei fare la Luna per salutarvi con Galileo. Io sono amante di Galileo, questo che vi dirò mi rimarrà per tutta la vita. Manda una foto, mandamela su. Mandagli la foto. Allora, siamo nel 9, non ancora scritto Sidereus Nuncius, non l'ha ancora scritto. È nel giardino, lui ha una casa a un piano, i mobili gliel'ha dati il prete di Padova, non c'aveva una lira, e aveva costruito sto strumento, per mangiare aveva aperto un'officina dove faceva bussole, compassi geometrici, calamite, e insegnava i ragazzi tenendoli a mangiare con lui, eccetera. Nello stesso tempo aveva una donna a 300 metri che gli ha dato 3 figli, 2 femmine e un maschio. E aveva fatto questo telescopio. Lui continuava di notte a fare telescopi, a migliorarli, ne ha studiato di tutto, fino ad arrivare a fare uno che ingrandiva 30 volte. E dice, lasciai le cose terrene
e mi rivolsi alle speculazioni celesti. E da prima vedei con esso così da vicino la Luna come se fosse a 2 semi diametri terrestri. E dopo di questi, con incredibile allegrezza, guardai più volte le stelle e si accorge che non sono poche, ma sono migliaia. E la Via Lattea è ricca di stelle, tanto che in Orione ne conta 500. E adesso ho bisogno della luce. Adesso ci proviamo. Ci proviamo. Perché questa parte della Luna che lui guarda è quello che è sul Sidereus Nuncio, ma è stato messo in poesia. Posso vederlo io da qui? Allora. La scarichiamo. Che è una parte della Luna che si vedono le ombre e lui calcola l'altezza delle montagne sulla Luna e dice i monti della Luna superano i 6.000 metri d'altezza mentre quelli sulla Terra non arrivano a 1.500. Come? Però ci vorrà Evangelista Torricelli, il quale inventando il barometro si potrà misurare esattamente l'altezza delle montagne sulla Terra. Perché lui a Padova aveva montagne altro che 1.500 metri d'altezza, cioè le Alpi. Ce l'hai fatta? Forse sì, questa ce l'abbiamo fatta. Ci provo. Eccola qua. Riesco a metterla grandissima, però... Ma qui mancano dei pezzi. Aspetta, devo riportare un attimo di qua un secondo solo, che la rinchiuso dietro. Pensando con noi. Aspetta un attimino. Un attimino, ci vuole un secondo che dobbiamo salvarla. No, qua non c'è. Quel tasto. Ma non è un legato. Sì, potremmo fare questo tasto destro, salvo immaginiamo l'immagine con... E non ci abbiamo pensato a portare un... Un minuto ce la facciamo adesso. Ok. Eccola. Ok, ora si sposto. Eccola. Ah, eccola, eccola qua. Benissimo. Allora possiamo partire da questa parte. Allora c'è Galileo e Sagredo, grandi mantelli, fa freddo, c'è meno 15, hanno il telescopio su un cavalletto. Finalmente Galileo ha capito che il telescopio deve essere fermo sul cavalletto e Sagredo sta guardando al telescopio e dice... Il bordo esterno della falce è tutto seghettato, irregolare, scabro. Sulla parte buia, vicino alla parte chiara, si vedono dei punti luminosi. Uno dopo l'altro emergono dall'oscurità. Da quei punti luminosi si irradia la luce, invadendo zone sempre più vaste che vanno a confluire col resto della parte chiara. Come spieghi quei punti luminosi? Gli dice Galileo. E l'altro, non può essere, come non può essere? Sono montagne, montagne su un astro, montagne altissime e le loro cime ricevono i primi raggi del sole nascente, mentre le pendici sono ancora nell'oscurità. Vedi come la luce del sole discende man mano dalle cime verso le vallate? Ma questo contraddice tutta la storia dell'astronomia da 2000 anni in qua. Sì, quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'infuori di me. Tu sei il secondo. Gli aristotelici pensavano che la Luna fosse perfetta. Le macchie che vedevano erano solamente delle ombreggiature. E lui trova le montagne. E qui si fa dei nemici mortali. Ancora più mortali se li farà poi dopo il Sidereo Nuncio con le fasi di Venere. E qui vi devo raccontare, poi chiudo perché io devo andare via, vi devo raccontare
studiando Galileo avevo pensato di aver trovato la risposta al movimento della Terra e mi era confidato come affetto. Io avevo pensato che quando Giove è qua, la Terra è qua e il Sole è qui, i pianeti avrebbero girato in un certo tempo. Quando la Terra è da quest'altra parte, e quindi c'è 150 milioni di chilometri di più, i pianeti avrebbero ritardato di 8 minuti e qualcosa. E Galileo se n'era accorto. Purtroppo un matematico, un ragazzo di 23 anni, non ci davo neanche, e si trovava, vado a fare una conferenza fuori Milano, a Rozzano, e questo ragazzo mi dice, ci penso io, faccio i studi e ti so dire se hai ragione o torto. Avevo torto. Perché Ticone diceva che tutto girava intorno al Sole, ma poi il Sole intorno alla Terra. E me l'ha dimostrato matematicamente. E allora Maffei, per consolarmi, mi ha detto, io quando ho letto il libro di Galileo, Il sedere ostuccio, a Pisa, perché c'è l'originale, sul lato scritto da Galileo c'è scritto, attenti teologi, che oggi mi condannate, ma un domani condannerete quelli che la pensano come voi. Ed è successo. È incredibile. Io, ad esempio, una persona simpatica, il cardinale Bellarmino, è forte, gli dice a Galileo, oh, tu portami le prove. E io, se le prove sono giuste, interpreterò la Bibbia. Ma finché le prove non sono qui, non me le portare. E comunque è stato condannato proprio per una stupidaggine. Però era anche un testone. Il Papa gli aveva dato una poesia, medaglia d'oro, pensione per il figlio. Gli aveva messo le figlie a 12 anni in convento che non si poteva. E gli dice, non dire che l'universo è fatto così, perché Dio è onnipotente, potrebbe averlo fatto in tutte le maniere. In tante maniere. E lui mette queste parole del Papa in bocca al più scemo dei tre persone. Quello là che era intelligente, ha fatto di Roma la città più bella del mondo, si è incazzato e gliel'ha fatta pagare. E gliel'ha fatta pagare. Ma come? Questo qui si credeva un poeta, le sue poesie fanno schifo. Però hanno fatto 20 pubblicazioni. Si sente mettere in bocca il più scemo di tre. È bello due cose di Galileo. Lui, studiando le parabole, scopre che il tiro d'artiglieria non in linea retta, cioè per così è una parabola, no? E lui sa perché va dritto, perché c'è l'inerzia. Lui, pur che la danno a Cartesio, i bastardi inglesi, che ce l'hanno con gli italiani, perché Cartesio l'ha, diciamo, ampliata, ma è lui sperimentale. Dice, un piano inclinato accelera un corpo in discesa e lo rallenta in salita. Però se c'è un piano perfetto, dove non c'è nessuna forza, tu gli dai una spinta e andrà avanti all'infinito. Quindi lui sapeva che il proiettile andava all'infinito. Newton ha capito che il proiettile veniva tirato dalla Terra. Ma ancora la legge di Galileo, i gravi cadono tutti con la stessa velocità e il loro moto è uniformemente accelerato e vi è proporzionalità tra gli spazi percorsi e i quadrati dei tempi impiegati. Insomma, Newton si è trovato, Galileo, che prego, cazzo. Un consiglio ai nostri astrofili. Allora, venite, pigliate un pulmino, vestitevi bene, non tacchini, Vestitevi bene. Venite a Giovà, me lo dite prima, noi siamo là, vi aspettiamo. Quello che vi ho raccontato è niente rispetto a quello che vi faccio vedere. Perché con tutto il cuore, se l'astronomia va avanti, è perché si semina. Se non si semina, non si raccoglie. Io ho un telescopio della Madonna, ma se nessuno lo vede, non gli serve niente. Cosa serve? Lui, ad esempio, ce l'ha lì, quindi è anche disponibile. E cosa fa? Guarda solo lui. No.
io sarò qua fino alla mattina, perché se no di cosa. Ci sono delle curiosità, delle domande? C'è qualche domanda? Va. Come lavoro? Questo o a te in tempo libero? Libero. Domani mattina alle 3:30 sono ai mercati generali di Milano. Adesso lei è in pensione, ma quando era tempo di lavorare, lei l'ha fatto come lavoro o nel tempo libero? Questo è l'amore. Non è in pensione. Ah. No, io lavoro. E quando andrai in pensione? Ma io non voglio andare in pensione, tutti i miei amici sono morti. Quindi io è un momento che lo Stato ha bisogno, io ci sono, finché ce l'ha fatto. Però i miei amici, quello di Sanremo che è il più grande astrofilo d'Imperia, diciamo, poi a Savona ce n'hanno uno ancora più bravo, che è già morto. Quello là di Sanremo, che la mia età ci ha lasciato quest'estate. Io perché ho il cuore di dare qualcosa a tutti dove vado a fare le conferenze? Perché ho visto che quando muoiono questa gente, i libri li buttano nella spazzatura. E allora, piuttosto che vedere quei libri che io ho accumulato in 50 anni, 60 anni, preferisco andarli a regalare. Perché i miei figli, io gli dico, guarda che questo libro costerà 700 euro. Quando io muoio, sono sicuro che con 300 euro fanno pulizia, anzi ci rimettono anche per pulire. Non mi ascoltano, dicono questo qua gli dai i numeri. Io ad esempio ho una raccolta di libri di Camillo Flammarion, di Arago, di grandi astronomi, no? Ma che raccontano anche la loro vita. Io di biografie su Galileo ne ho 140. E sono stato lì, ecco, quando è morto Gemona, ha lasciato 35.000 libri al comune di Milano, le ha messe in cantina. Dopo 10 anni i libri più importanti sono spariti, evaporati, e tutta la rimanenza l'abbiamo portata al paese di nascita di Gemona. E là non sapevano dove metterli, e non ti piange il cuore. Perché Gemona sulla filosofia è stato un grande, la filosofia scientifica. Aveva un po' delle idee strane politicamente, ma chi se ne frega. Io guardo la parte che interessa all'astronomia, alla fisica. La politica è come una malattia, uno piglia la febbre, è malato, vabbè, dai, poi guarisce. Ma a Milano, che c'è uno dei più grandi planetari d'Europa, forse del mondo, perché non è, a Milano, dove c'è il planetario più grande, non potevano portare lì i libri? Ma non abbiamo spazio. Il planetario c'è nei nostri libri degli astrofili, non c'è spazio. Il comune, per risparmiare, ha dato il planetario, il direttore del planetario e del Museo della Scienza, dell'acquario, ce n'è uno solo, non ce n'è più, deve risparmiare, non ci sono soldi. Vuol dire che ti inviteremo tante volte con Genova, e ti piange il cuore, ti piange il cuore. Ci riportiamo a casa con noi questi libri. E guardate che quando vorrà un astrofalo mica se le porta nella tomba. Qui c'è una legge che tutti hanno, basta aspettare. Io sono di quell'idea che almeno me li godo io, scusa, perché devo magari... Io ho avuto 17 amici, perché io li ricordo sempre, io quando sono a vedere le stelle, io prego praticamente, io mi ricordo questo, è morto questo, me li ricordo tutti, perché se non te li ricordi te, nessuno sa che sono esistiti, no? I nostri cari ce li ricordiamo noi. Però il discorso sostanziale è che noi siamo qui momentaneamente. Per l'universo 100 anni sono una frazione di secondo.
Però tante volte c'è delle persone, io accetto tutto, c'è delle persone che credono che io con 23 lettere, sbattendole contro il muro, per 1000 anni, per 10.000 anni, esce fuori la Divina Commedia. Io non ci credo, perché quello c'ha una fede della Madonna. Perché la Divina Commedia c'ha tutta la storia, prima e dopo, c'è un senso logico, c'è una poesia, c'è tante cose che il caso non può fare. Se uno crede che il caso fa la Divina Commedia, per me crede più di me. Nell'universo c'è un'evoluzione incredibile. Partiamo dall'idrogeno, l'elemento più semplice, e arriviamo a quello più complesso. Ma c'è una scala, c'è dei periodi. Noi siamo qua con mare di miracoli. La Terra ha avuto l'estensione della vita 10-15 volte. Noi sappiamo che un asteroide ha fatto sparire i dinosauri. Se c'è, noi non siamo stati qua. C'è troppi casi. Poi l'atmosfera, allora, dal mare nasce la vita, vicino ai vulcani sotterranei, perché c'è i minerali allo stato liquido. La vita poi fa andare i vegetali sulla terra, prepara l'atmosfera per i mammiferi, per tutti gli animali. Prima c'è gli anfibi e poi tutta la... C'è proprio un ordine. È incredibile. C'è dei gradini che uno dietro l'altro portano a noi. E noi guardiamo l'universo e ci chiediamo chi siamo, da dove veniamo, perché siamo qua. E uno può dire, ma l'universo è sempre stato qui, ma gli scienziati non lo credono. Prove accumulate in questi ultimi 20 anni indicano che l'universo è venuto in essere con un'esplosione di intensità inimmaginabile. Ma come fa a essere un'esplosione se non c'è lo spazio, se non c'è il tempo? E quindi ci sono... È un po' la storia di queste 23 lettere che io sbatto contro il muro e esce la Divina Commedia. C'è chi crede e chi non crede, crede più di quello che crede. È vero. Io invece voglio fare una domanda sola, visto che tu sei appassionato di galassie. La tua galassia preferita? 891. 891? Prima era la 465, adesso è la 891. 891. Perché è stata quella del mio primo telescopio grande e sarà la prima del binocolo. Okay, dopo grazie. Basta telescopi, dopo vado a vederle da vicino. Grazie.